facciamo vedere tutte le cose che abbiamo comprato in questo periodo, in questo mese di settembre. Sì. Adesso siamo a ottobre, infatti vi mostriamo tutto quello che abbiamo preso a settembre. Abbiamo comprato tante felpe, tutte cose nuove per la scuola. I negozi che abbiamo comprato sono principalmente Zara, Tally, Nencini Sport, negozi più da sport perché abbiamo preso cose sportive tutte. Sì. Iniziamo subito. Allora, vi facciamo vedere una cosa che schiamo a caso. La prima felpa che vi mostro è questa qua, semplice grigia di Zara. È felpata, carina. Qua è allo spacco, quindi si può mettere tipo dentro il pantalone. Di questa però non c'era il completo del pantalone. Quindi ho preso soltanto questa e adesso vi mostro come mi sta. Vado avanti io con un completo, una tuta che ho preso da Avlab. Non so come si dice. Avlab, tipo. Sì, boh, vabbè. Allora, ha sia il pantalone che la felpa dello stesso colore, ovviamente, perché è appunto un completo. Allora, vi faccio vedere prima la felpa. Questa qua è abbastanza grande. Di questo ho preso un XS, però vestono comunque grandi. Davanti alla tasca unita con questa stampa, deve essere una marca che però non conosco, dentro è tutta felpata, mentre il pantalone è fatto così, ovviamente dello stesso colore, davanti è tutto semplice in fondo all'elastico. Fondo all'elastico, alle tasche. E l'unica particolarità, sì, alle tasche, l'unica particolarità, dentro è felpato, è che si può rigirare, in realtà lo faccio io questa cosa, preferisco rigirarlo, e dentro ha l'elastico appunto, perché così quando lo mettete non si vede, ma in realtà lo potete regolare da questo. E questa qui invece è una S perché l'XS non c'era più, quindi vabbè, ho deciso di prenderlo comunque perché o prendevi il completo oppure è inutile prenderlo perché il colore è troppo diverso e non si troverebbe mai. La stampa che si trova sulla felpa si trova nella parte dietro del pantalone. Un'altra felpa che ho preso è questa qua, nera, tutta nera, della Jordan. E niente, è un po' felpata, una via di mezzo tra felpata, ma nemmeno poi così tanto pesante. Ha il cappuccio e niente, è abbastanza larga. Niente tasche, questo è l'interno. E adesso vi faccio vedere come mi sta. Facciamo vedere un po' di felpe. Allora, poi vado avanti io con questa felpa della Champion. Non si capisce, sono troppo grandi queste cose. Non si capisce, c'è scritto Champion sulle maniche. Da qui inizia e finisce dall'altra parte. È felpata e di questa è una small, perché l'extra small mi vestiva troppo piccola, nel senso che io voglio le cose abbastanza larghe, quindi non che mi stiano troppo strette. Quindi ho deciso di prendere una S. E poi niente, per il resto è tutta nera, tranne la particolarità della stampa sulle maniche. Insomma, vabbè, mi è piaciuta e l'ho comprata. Mentre io dalla Champion ho preso questa felpa. Questa invece ha la cerniera, quindi si apre davanti, ha i lacetti per regolare il cappuccio. E poi c'è scritto Champion qua. Io e non so sopporto le felpe con la cerniera. A me invece tornano comode. E poi ha due tasche. Questo volevo prendere anche il completo dei pantaloni. C'erano anche dei pantaloni Champion, solo che i pantaloni non corrispondeva al modello, sembravano di un colore un po' diverso, tipo un nero un po' più chiaro. Io non mi piaceva che era così diverso e quindi non l'ho preso Champion, ma li ho trovati da Zara. E dopo vi faccio vedere i pantaloni che ho preso da Zara. Per rimanere in stile Champion ho preso... Il cane si è svegliato. Per rimanere nello stile di Champion ho preso anche questa felpa. Questa qui mi piace un sacco perché ha pure il colletto, infatti sta tipo il colletto così. Proprio qua. Adesso non capisco qual è la diritta è questa. Anche questa è tutta nera e ha la scritta sulle maniche, però Champion. Però è diversa dall'altra, cioè si vede che l'altra ha le stampe molto più grandi, invece questa è una ripetizione della marca. Mentre si comprava si diceva non prendiamo tutto Champion. Esatto, perché poi già ci viene a noia, sì. Poi tutto Champion. Vabbè, invece proprio. E anche questa dentro è felpata, che per me è una cosa importantissima, perché poi l'inverno fa troppo freddo, tipo a scuola, così, quindi devo avere tutto felpato. E anche io come Kami, siccome non ho trovato il pantalone della Champion, allora ho deciso di... Cioè, in realtà c'era di questo tipo, ma non mi piaceva, quindi no, ho deciso di prendere un pantalone semplice, ma da Zara.
Per finire Champion, penso che abbiamo finito, ho preso una maglietta, è color panna. Sembra un po' più bianca dal video, invece è color panna. Ho scritto Champion qua grande e poi qui ci sono tutte le striscine, ho scritto Champion. Sì. È carina tipo da abbinare con una tuta. Sì, panna. Con una tuta. E è abbastanza lunga, non è cortissima. Adesso faccio vedere un po' di magliette, oltre alla Champion. Kami ha preso questa della K. Questa è la K nera. Niente, così semplice, K nera, c'è qua il simbolo e poi dietro è semplice e ce l'ho indosso. Sì. E c'è pure il stile grigia, che è così, con la stampa di lato. Ho preso delle magliette proprio per ora, a settembre, perché vai a scuola con la felpa, poi esci con la maglietta. E poi comunque noi facciamo danza, quindi le magliette a maniche corte ci tornano bene per tutto l'anno. Poi ho preso questa maglietta della Jordan, sembra corta, guarda, sembra corta, ma in realtà mi sta giusta. E niente, qua il simbolo e poi per il resto è semplice bianca. E niente, io l'ho abbinata con il trailing di Zara, che adesso vedete nel video. Anche io ho la maglietta della Jordan, come non potevo rimanere senza maglietta della Jordan. C'erano due modelli, c'era bianca e nera così, o se no c'era nera e colorata. Ah, mi piace tantissimo questa. È tutta nera, anche questa se... Il cane si è risvegliato. Parte due. Invece la mia maglia è così, nera con la stampa, come quella tua è, sì, la forma identica. È uguale. Anche a me sta normale, non sta corta, solo che la mia stampa è così tipo sfumata sul viola. Abbiamo preso delle magliette semplici proprio per danza o per abbinarle sugli outfit un po' troppo appariscenti, quindi ci metti una maglietta semplice. Abbiamo preso io questa maglietta bianca. Anch'io, aspetta, ci siamo presi più o meno le magliette uguali, quindi maglietta bianca da Zara, pagata tipo 5-6 euro e niente, super semplice, cosa c'è da dire di questa maglia? E poi nera o per fare danza o per un outfit semplice. E in più io l'ho presa anche panna, visto che ho altri completi di questo colore, quindi ho deciso di prenderla anche così. Ho preso le medie perché mi trovo bene con le magliette abbastanza larghe, grandi, se no ci stavano troppo strette, quindi abbiamo preso la taglia media. Adesso vi facciamo vedere i jeans che abbiamo preso da Tally Whale. Allora, io ho preso questi jeans che sono tipo i jeans straight, c'è scritto, sì, tipo diritti, nel senso che sono aderenti alla coscia e poi alla gamba rimangono diritti, non aderenti. Tipo quindi... sigaretta, mi pare che si dice. Sigaretta, sì. Non sono né skinny né mom jeans, una via di mezzo. Molto carini, non ce l'avevo mai avuti così, avevo sempre avuto skinny jeans. Poi mi sono trovata bene con i mom jeans, perché c'è un paio di mom jeans che io amo. E perché ovviamente con i jeans ci stai male, però con i mom jeans ci stai bene. E questi sono a via di mezzo, non hanno strappi perché mi servivano così, semplici, senza strappi. Tutti i pantaloni che aveva erano tutti con gli strappi. Tutti con gli strappi, poi d'inverno muoio di freddo. Questi pantaloni ci devo mettere per forza però alla cintura perché non mi stanno bene di vita. Però con la cintura è perfetto. Anche a me stesso problema. Sempre da Tally, anche io ho trovato i jeans perché è l'unico negozio in cui noi troviamo i jeans. Cioè è l'unico. Infatti, veramente... sembra ci saranno altri negozi dove vendono jeans belli. Invece no, noi ci troviamo bene solo e solamente lì. Che sono morbidi, noi in realtà odiamo i jeans, però ci sforziamo perché sono belli. Sì, ma io tipo questi, giuro che se vi andate a comprare vi li consiglio stratanti, perché questo qui... è l'unico jeans in cui ci sto bene. Cioè, sono andata anche tipo a scuola oggi. Sì, perché sono i mom jeans, sono strappati, sì, quindi al ginocchio non ti tirano e già gli strappi aiutano. E niente, questo è il mio jeans, come ha detto Cammy, è mom jeans con gli strappi. Mi piacciono tantissimo, sono sempre i soliti jeans che andranno sempre di moda. In fondo facciamo i risvoltini, se no sono brutti. Come fate a non fare i risvoltini alla fine? Perché è troppo brutto non farli. Vabbè, poi ovviamente sono gusti, eh. E poi niente, questo qui è una 34. Ho provato la 36, mi stava male, cioè, ma com'era? La mia è 36, ma dipende dal modello, totalmente.
Poi facciamo vedere due pantaloni della tuta che abbiamo preso uguali, che tanto sono neri semplici, ma chi è che fa vedere che ce l'abbiamo uguali? Noi cerchiamo sempre di evitare cose uguali. Però questi sono neri semplici, tipo le magliette normali, o pantaloni basic. Questi qui sono tutti neri, in fondo all'elastico, che è una cosa super importante per la tuta, e dentro sono non felpati, quindi leggeri, per danza, abbiamo preso o per danza, o per ora che non fa tanto freddo. Alla fine il pantalone non è essenziale che sia felpato, perché essenzialmente il freddo viene qua. Con questo pantalone ci abbino una felpa che ho preso da Zara, che vi ha fatto vedere Cami all'inizio. Lei l'ha presa in versione grigia, io invece l'ho presa in versione nera e panna, che dopo vi faccio vedere. È bella perché è super felpata, poi nera ci sta con tutto, cioè poi non so cosa mettere, ti metti questa e via. È super felpata e c'ha gli spacchini. Il cappuccio è abbastanza ampio e niente, questo è l'abbinamento. Sempre da Zara ho preso altri pantaloni della tuta neri, questi sono tutti neri, hanno anche il laccio nero. Questi invece sono felpati, la differenza è quella, l'ho presi di nuovo altri neri perché sono felpati e niente, hanno l'elastico in fondo e come taglia sono un S. Io sono sommersa da vestiti che continuo a metterli qui. Vabbè, continuiamo con Zara. Ho preso il pantalone della tuta, farlo vedere te, così facciamo vedere subito il completo, e la felpa. Panna. Cioè, quanto è bello questo completo! Sono i pantaloni come quelli neri, solo che abbiamo preso anche panna, visto che è bello. Lo stile è lo stesso anche dentro, hanno le tasche, e niente, il pantalone è così e in fondo ha pure l'elastichino, che invece ho visto che ci sono anche in versione ampi, quelli lì senza polsino, come si dice? Elastico. Senza l'elastico. E poi anche la felpa, che è uguale a quella nera che vi ho appena mostrato, solo di questo colore, che appunto è uguale al pantalone. Con questo completo amo abbinare queste scarpe, ve le faccio vedere subito perché sennò non si arriva mai alle scarpe. Abbiamo preso in realtà entrambe della Nike Air Force, non so come si dice, Air Force One. Comunque, ho preso queste qui, sono tutte bianche con il logo e il dietro color panna. Sono fatte così, in realtà ero andata lì per comprarle così in versione nera, poi ho visto queste modello nuovo e quindi ho deciso di prendere queste. Sì. Mentre io di particolare ho trovato queste qua rosse, qua sembra un po' rosa ma è stato tipo un rosso sbiadito e sembra tipo vecchie, in stile vecchie. Utilizzate. E niente, hanno qua questo qua rosso e sono tutte così rosse. Sì, invece io ce l'ho oro. Le ho sempre avute bianche e nere, quindi mi piaceva averle così. Mi piacciono tantissimo le tue. Ultima cosa è un jeans che vi dicevo prima che vi avrei fatto vedere ed è questo qui. L'ho trovato da Pinky e mi è subito piaciuto. Si tratta di questo jeans bianco molto particolare. Bianco e nero. Sì, una gamba è bianca e l'altra è nera. Mi torna un po' male a dire la verità dietro in vita, ma con la cintura si risolve tutto. O comunque i jeans sono belli da metterci la cintura. E ovviamente sono a vita alta. Sì, come anche gli altri. Siamo scusate di dire anche sono gli altri. Sono tutti a vita alta ormai, tanto passate di moda, vita passa. Niente, questa è una 36, non ho altro da dire, quindi vi li mostro subito. Quindi niente, il video è finito. Spero che vi sia piaciuto. Mettete like, commentate, iscrivetevi al canale. Attivate le notifiche per non perdere i prossimi video. Seguiteci su Instagram. Questi sono i nostri Instagram. Questi sono tutti nostri. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.